Ok Umberto, allora adesso dopo aver messo circa 750 cl di acqua, giusto, per una, esatto, per una busta, per due porzioni, su due porzioni, in acqua fredda verso contenuto. È importante in acqua fredda perché acqua fredda, per noi non per sarà necessario per punto dover aspettare l'ebollizione, perché è acqua che noi avremo già passato in ebollizione qualora dovessimo utilizzare acqua di ghiaccio. E mettiamo fuoco a basso. La busta. Anche per l'imbrecciata lunga sempre 750, che in questo caso due righe porzioni. Dato il basso contenuto calorico, calorie, si dice calorico, penso di sì, abbiamo deciso che anziché essere considerate due razioni, sarà una busta per ognuno di noi durante la spedizione. Stessa cosa per pasta e ceci alla pugliese, in questo caso le verdure, le proteine dei legumi, in questo caso, ma pasta e ceci, adesso per portare alcune indicazioni, ha un contenuto proteico per 100 grammi di 326 calorie con un apporto di proteine di 12,5 grammi di cui 13 grammi di zuccheri, grassi 3,2 grammi, pochissimi effettivamente, di cui 0,7 sali. Abbiamo poi 9 grammi e mezzo di fibre alimentari, che questo sono molto importanti, sarà per noi importante il contenuto. Quante calorie consumerete quando sarete là? Tante, però nel mio caso più sono meglio è. Però questo è calcolato anche per darvi un apporto giornaliero unitamente a solo questo o unitamente anche poi a altre? Integrazione con Omega 3, che saranno molto importanti, e lì avremo a darci un grosso contributo, sarà il salmone, di cui faremo grande scorta all'inizio della spedizione. Adesso stiamo preparando in questo caso la zuppa di zucca alla mantovana. La zuppa alla mantovana. Questa è consigliata una casseruola un po' larga, bene. Chiaramente abbiamo tenuto in considerazione la facilità di preparazione proprio perché dovremo preparare il tutto a bordo dei nostri daily. Sappiamo benissimo che lo spazio ci mancherà parecchio, non ci mancherà il tempo ma ci mancherà lo spazio. E adesso un bel minestrone alla ligure con tanto di pesto. Una delle caratteristiche di questi prodotti è la totale assenza di conservanti e di glutammato.